Due designer a Berlino hanno inventato lo scudo facciale che, secondo la loro illuminante idea, dovrebbe sostituire in pianta stabile le mascherine. Di cosa si tratta? Ve lo ricordate il pesce rosso dentro una palla di vetro? Bene, loro hanno levato il pesce rosso, l'acqua e si sono infilati la palla di vetro in testa. Esattamente così. Non solo, ma una volta che hanno fatto questa loro opera, hanno avuto anche l'urgenza di brevettarla. Cioè, hanno avuto paura che qualcuno gli copiasse l'idea. Ora io voglio dire, è vero che in giro c'è gente strana, ma non a questi livelli, ragazzi, tranquilli. Ora pensate se questa idea prendesse corpo, no? Tutti si va in giro con una palla di vetro nella capoccia, tu cammini, vai in giro, vai al Luna Park, spari col fucile e invece di vincere il pesce rosso ti danno in omaggio una cassiera della Coop. Lo so cosa mi state per chiedere, lo so, voi mi state per chiedere, ma se fa caldo, come si fa? Purtroppo, ragazzi, loro hanno inventato tutto. Hanno pensato anche a una palla di vetro con una ventola refrigerante e per gli amanti della musica, una palla di vetro dotata come optional di altoparlanti. Ora, il dramma qual è? Il dramma è che loro in tutto questo ci hanno lavorato senza porsi una domanda fondamentale. Ma la gente si vergognerà ad andare in giro in quelle condizioni? Questa domanda non se la sono mai fatta. Anzi, hanno fatto un esperimento. Loro sono andati in giro con la palla di vetro in testa per le strade di Berlino. Ora, si sa, i tedeschi sono allegri come una visita alla prostata. Ebbene, a vedere questi due in quelle condizioni, hanno riso. Così tanto morivano dalle risate.